E ti sta dicendo, Brugnone, per questo ci scusiamo. Vedete, la serietà è quella di dire le cose come stanno. E io ho 36 anni, e se qualcuno pensa di giocare sulla mia dignità professionale, sulla mia dignità di persona, sbagliato. Su quello non glielo permette nessuno. Se non vi piace come faccio il sindaco, fra 2 anni ci saranno le elezioni, potete votare chi volete, ma la dignità no. La violenza psicologica sulla mia persona no, quella non ve lo permetto, perché io sono nato con dei valori. Io l'ho fatta l'opposizione, anche al sindaco Barbagallo, ma l'ho fatta costruendo, dicendo ciò che non andava, ciò che andava fatto. Mai ne mi sarei sognato di fare attacchi personali, di parlare di ciò che fa lui a casa sua, quando guadagna, quando macchine ave, che motore ave. Ehi, di cosa stiamo parlando? Io mi sono costruito, adesso ho studiato nella mia vita, ho avuto una famiglia che mi ha permesso di fare questo, li ringrazio e spero che tutti i cittadini avolesi possano avere il meglio e il lavoro per fare questo, per dare un futuro migliore ai nostri figli, ai figli di tutte le persone che cercano di lavorare dignitosamente in questa città, non discreditando, non diffamando, non calunniando. Non è così che si fa la politica. La politica è governare. Confrontiamoci sui temi. Avete la capacità di dirci come si doveva fare qualcosa di diverso? Avete qualche proposta concreta? Portatela. Noi la faremo. Portatecela. Io sono pronto. In 3 anni vi sto aspettando. Me la dite qualcosa che voi suggerite e io ve la faccio. Una, sì, anzi me la ricordo. Le lampade votive del LED al cimitero. Già abbiamo fatto. Vedete, io voglio essere chiaro con questa città, perché a me dispiace quando vedo qualcuno che mi guarda